Grosseto, uno dei più importanti giallisti d'Italia, Leonardo Gori, che presenta il ragazzo inglese. È difficile scrivere un giallo di successo. È difficile e allo stesso tempo è bellissimo scrivere un romanzo romanzo. Oggi parlare rigorosamente di giallo, dare steccati fra un genere e l'altro mi sembra superato. Credo che sia importante raccontare storie che non annoiano il lettore, che lo coinvolgono emotivamente, che magari possono anche veicolare qualche messaggio fra le pagine, ma l'importante è raccontare storie e far passare emozioni. Il ragazzo inglese è il mio ultimo romanzo, con il mio protagonista che è Bruno Arcieri, è ambientato nel 1940 e quindi in un periodo remoto che però ha molti punti in contatto con l'attualità. E questo è, ripeto, difficile, non so se sia il termine giusto, sicuramente è un viaggio appassionante. Spesso e volentieri siamo abituati a seguire i gialli in TV, al cinema, ma sul libro è tutta un'altra cosa, perché si respira forse l'aria, si respira i momenti, si respirano le sensazioni di chi è protagonista. La pagina scritta è sempre la più appassionante, ciò non toglie che televisione, cinema e letteratura siano tre forme d'arte diverse, sono interconnesse, spesso si sovrappongono, molto spesso la sceneggiatura è scritta anche dall'autore della storia, però sono arti, ripeto, indipendenti, ognuna ha la propria dignità. Io credo fortemente nella pagina scritta, la letteratura è la prima forma d'espressione, forse la seconda, dopo la pittura sicuramente la seconda. Ma è certamente la parola scritta il veicolo più forte, quello che fa passare le informazioni, la memoria e, mi ripeto, fino a essere noioso, l'emozione. Ecco, sappiamo che in generale chi scrive gialli in Italia ha veramente ottenuto e ottiene dei grandi successi. Qual è il segreto dei giallisti italiani rispetto agli altri? Coinvolgere il lettore, raccontare una storia. La storia è la cosa più importante.